siamo a Villa da Roma, una palestra a cielo aperto, senza aria condizionata, non occorre, all'ombra, con un maestro di arti marziali, sperando che non si arrabbi troppo questa invasione momentanea qui con i suoi allievi. Allora, Stefano, di che si tratta? Praticamente è il sistema russo, arte di marziale russa, praticamente che si basa sulla respirazione, il rilassamento del corpo, la postura e il movimento. Con questi quattro elementi combinati praticamente riusciamo a creare un corpo libero da paure, perché tramite lo strumento del respiro stiamo facendo gli esercizi di respirazione che ci aiutano a superare i livelli di stress, capire il livello di stress tramite l'apnea, esercizi in apnea, in modo da elevare lo stress, e prendere come in un laboratorio, capire che siamo noi, grazie al respiro, a riuscire a controllare le tensioni che abbiamo. Diciamo che tutte, credo, gran parte delle arti marziali orientali, quindi si basano sul controllo del respiro, sul pranayama orientale, no? Sì, ma esatto. A livello poi invece di, quindi si rifà alle teorie orientali, ma a livello di pratica, diciamo, di colpi, sì. Su che cosa si basa questo? Grazie al rilassamento del corpo, i colpi sono molto molto potenti, in quanto, diciamo, tutta l'energia va a scaricarsi completamente, non rimanendo tensione all'interno del corpo. Lavora molto sulla mobilità articolare, in modo da avere sciolte e quindi in salute le articolazioni. Oh, perché russa? Perché questa veniva insegnata nei reparti speciali per le missioni. Spetsnaz, praticamente, e solo all'elite, praticamente, mandavano in missione un gruppo di persone e le preparavano in questo modo. Ho capito. Il nome tecnico come si chiama? Sistema. L'altro nome sistema è russo. Conosci te stesso, l'altro nome con cui viene conosciuta. E come mai avete scelto questa location? Perché all'aperto riusciamo a lavorare meglio con il corpo, a contatto con la natura è sempre meglio. Come si chiama la tua palestra, il tuo, diciamo, corso? La mia palestra si chiama Combody e sta a Piazza Mancini. Piazza Mancini, vicino allo Stadio Olimpico. Sì, esatto, proprio. Molto gentile. Grazie mille, arrivederci. Grazie. Ciao. Allora, ciao.